C'ho sordi. Non ne voglio tanti, sto incasinato. Hai sentito che t'ho detto? Senti, se mi potessi aiutare un pochetto. Ma che te ne vuole più un cazzo? Oh, è importante! Sì, è sempre importante. È una questione di vita o di morte. È sempre una questione di vita o di morte. Mi servono sei capocce, se non mi ammazzano! Allora è meglio che cominci a scappare. Hai mai sentito parlare di Killer Joe? 2000 euro. Che cazzo è? È una guardia. E beh? Commissario. Beh? Ma c'ha pure un giro coperto. E che fa? Il killer ammazza la gente. E allora? Mamma, c'è un'assicurazione sulla vita. 50 capocce. Ho sentito che volete ammazzare la mamma. Mi pare una buona idea. Mi chiamo Giovanni Mariani, ma tutti mi chiamano Gio. Bella, Gio. Si è cosparso i genitali di alcol e si è dato fuoco. Ma pensavo che stai a dire sul serio. Stavo a dire sul serio. Non abbiamo considerato la possibilità di una caparra. Che senso? Sapete come trovarmi? Chiamatemi se lei è interessata. Che vuoi? Io vedi o no? Dì chi? Che sto solo loro due, lei e Gio. E mica è scema, sono maggio. Io devi dare in sacca aspettasse. C'è sta niente da aspettarsi. Girati. Una velina, cazzo. Mi sento una scema. E perché? Boh, mi sento come se andassi a scuola nuda, come quel sogno che mi ha raccontato. Non te devi sentire scema, sei bellissima. C'ha il culo grosso. Mo te dico un segreto. Ai pischelli gli piace il culo grosso. Non è vero. E fidati che te lo dico per esperienza. Chantal non c'ha il culo grosso. Dagli tempo. Delicato. Sono vergine. Lo so. Ok. Ferma. Levati i calzini. Adesso levati il reggiseno. Dorothy, levati il reggiseno. A terra! Scusami! A terra! Scusami! A terra! Cristi! Cazzo! Ma che cazzo! Grazie a Dio, mi stavo accanto. C'ho paura dal fatto tardi. Senti, un droid sta qua, ma potevo un attimo. Senti, dammi un attimo. Io ho avuto un sacco di casini nella vita mia. Ma ho mai provato a fare una cosa del genere prima. Scusami, io non volevo farti perdere tempo. Io quella zoccola l'ho sempre odiata. Ma non posso essere io che... Mi capisci, no? Non lo aprire. Mi aiuti a caricarlo in macchina. Coglione di merda. Stavo a guardare. Ce lo so. Ma voi lo sapete come andava a finire. Nullo via quell'uccelletto di merda. Avanti così all'infinito. Ma che davvero? Come non sta testa di cazzo? Sì? Sto fio della mignotta! Ma che cazzo sei? Non parlo davanti a Dor! Cazzo, anzi lo sa bene che è successo! Non parlo davanti a Dor! Ma di che state a parlare? Che è successo con De Angelis? Chantal, porta Dor di affangiro! Porta Ciate! Mi volete spiegare che cazzo è successo? Non parlo davanti! Mi danno i soldi, ve? Mo' andiamo al funerale e poi vediamo ciò. Vabbè.
Ma stai fomentata, te va a dannare. Sto sempre fomentata. Dorothy, lo potemo fa, se ne potemo andare. Basta che qualcuno non mi fa incazzare. Come? Allora, non so 50. No, so 100. Come ho detto, quello che è. Quello che è. Ma dove arriva? Che vuoi dire? Ho fatto un errore, vabbè? Sì, l'hai fatto. Vabbè, 50, 100, quello non che è. Non fa così. Hai detto che non ti interessava di Cristian. E infatti? E hai detto che Rema è uno stronzo. È uno stronzo, infatti. E hai detto che l'assegno è da 100. Ho quello che è. Mi stavo solo chiedendo. Ma dove arriva? Cazzo! Di chi è sto gamberetto? Adesso vai in cucina e prepari una cena come Dio comanda. Ci siederemo tutti insieme e mangeremo tutti insieme. Solo noi quattro, solo la famiglia. Ti ringrazio. Scusa, potresti? Ti ringrazio molto. Scusate l'interruzione, ma devo fare un annuncio importante. Sono scappati!